L'Alba Verde ritrova il sorriso, ma soprattutto la vittoria battendo l'Abrico City. Dopo la sconfitta di Reggio Calabria, bisognava riprendere il feeling con la vittoria e la confortevole atmosfera del Pala Cannizzaro ha contribuito a creare le condizioni per ritrovare il sorriso dopo settimane sportivamente difficili. La gara è stata una buona occasione per testare tutto il gruppo squadra e contestualmente verificare le condizioni tecnico-fisiche delle singole giocatrici. La gara non è mai stata in discussione e il 3-0 finale sorride alle pallavoliste nissene, che possono riprendere nella loro marcia con l'obiettivo stagionale di centrare il playoff. Volley, Serie B2, Girone M, quindicesima giornata. Pallavolo Crotone Zafferana 3-1. Gioiosa Ardens Comiso 3-1. Cus Catania Procori Ericina 0-3. Fidelis Torretta Planet 3-0. Stefanese Saracena 1-3, Alba Verde Brico City 3-0, Funivia Etna Volley Region 1-3. La classifica: Zafferana 38, Pallavolo Crotone 35, Alba Verde 34, Procori Ericina 33, Fidelis Torretta 31, Gioiosa 30, Cus Catania 25, Saracena 22, Volley Region 21, Funivia Etna 18, Brico City 12, Ardens Comiso e Stefanese 6, chiude la Planet a 4. L'importante è che noi abbiamo preso questi 3 punti, abbiamo soprattutto giocato bene, tranquille, rilassate. E hanno giocato così sia le ragazze titolari che le ragazze che sono entrate dalla panchina. E non pensiamo né a Zafferana né a Crotone, ma pensiamo noi stesse, che è la cosa migliore in questo momento. Quindi stringerci intorno alla squadra, a lavorare tanto e i risultati verranno, ne sono certa. L'obiettivo rimane sempre sicuramente il playoff, senza dubbio, e continuare a migliorarci come faremo, ne sono certa. Una bella prestazione, avevamo decisamente bisogno di una vittoria, una prova convincente, un avversario tutto sommato ostico che è riuscito in alcuni tratti a impegnarci, poi siamo riusciti anche a utilizzare abbondantemente quasi tutto il roster, siamo contenti. E ora chiaramente dopo qualche passo falso è chiaro che raggiungere il primo posto sarà veramente difficile, non ci precludiamo nulla, però è chiaro che è complicata. A questo punto pensiamo partita dopo partita, fine campionato vediamo dove arriviamo. La nostra stagione prosegue con una sfida importante in chiave salvezza in un derby catanese contro il Cus, quindi speriamo di fare bene. Oggi era una partita che sapevamo che era un po' fuori dalla nostra portata, ho chiesto ai ragazzi di giocare e pensando un pallone alla volta perché non è facile, insomma, contro una corazzata che ha altre ambizioni rispetto alle nostre, fare bene o stare attaccati a loro. Siamo riusciti parzialmente, per cui cerchiamo nelle vostre condizioni di vedere il bicchiere mezzo pieno. In questo momento vedo un attimino più avvantaggiato Zafferana, che ha anche fatto dei rinforzi ancora ulteriori importante in chiave promozione. Ma in ogni caso una Trania che gioca in questa maniera e che adesso spetta il risultato appunto di Zafferana Crotone resta lì sul pezzo e il campionato ancora è lungo, può succedere di tutto.